Aspetta, Chuck 2. Non mi fai male così. Ti amo. No, vai. Ottimo. Ciao ragazzi, finalmente mi sono decisa, avete già visto tutto dal titolo, e quindi niente, finalmente mi sono decisa a presentare lui. Ciao il mio ragazzo Federico, tanto ormai sapete già il nome, già da un po' che l'avevo detto tutto. Niente, è da 2 anni che aspettate sto video e ce l'abbiamo fatta, anche perché lui diceva dai quando mi presenti, certo. Vai, come primo video cosa giriamo? Non lo so. Come non lo sai? Te l'ho già detto! Non è vero. Sì che te l'ho detto. Stai mentendo. Dovrebbe essere la boyfriend tag. Ecco, bravo, la boyfriend tag. Quindi praticamente è bello per 2 motivi secondo me. Sia perché ci presentiamo un po' come coppia e tutto, perché soprattutto tu rispondi a delle domande, ma tutte insieme. Anzi, ho tanto da contestare di quello che hai detto. Perché? Tutti i video, qualcosa da contestare. Vabbè, certo, che dici sbagliato. Lo sapete, critico in un modo pazzesco. E poi mi servirà anche a me un test. Ti sottoporrò come un test. Ah, addirittura. Certo, perché così vediamo se non ti ricordi qualcosa, almeno potremo... Sei sicura che sarò io quello che non si ricorda le cose? Sì, certo. Va bene. Io mi ricordo tutto, noi ragazzi ci ricordiamo tutto. Andiamo. Sei pronto? Sì, vai. Sei pronto? Sicuro? Sì. Allora, questo è facile, iniziamo dal facile. Ok. Quando e dove ci siamo conosciuti? Incontrati la prima volta. No, conosciuti. Quando ci siamo visti? No, conosciuti. No, conosciuti. Dove ci siamo conosciuti? Ah, no, quando però? Quando e dove? Primo appuntamento. No. Come mi hai conosciuta? Iniziamo benissimo. Allora, aspetta, allora. Però trabocchetto. No. A Torino Wolverhampton. Sì, però non ci conoscevamo. E allora è lui, scusami. No, dove, su? Su Instagram. Quella YouTube, è la cosa. Realtà. Allora, c'è da mettere in chiaro le cose. Per star qui io e lei, lei qui. È riuscita a non fare nulla e tutta la sua famiglia è in modo positivo entrata in gioco in questa situazione. Anche Milo ha dei meriti, così a caso. Sì, sicuramente più di te, sicuramente più di te. Perché ci siamo conosciuti grazie a una partita che è Torino Wolverhampton. Io sono andato a vederla insieme al mio amico. D'agosto. 2019. Però non mi ricordo, la data non me la ricordo. 22, quella. 20, più o meno. Ad agosto. Io sono andato a vederla con un mio caro amico. Qualche giorno dopo entro su YouTube e provo a cercare Torino Wolverhampton, gli highlights, comunque per rivedere com'era la partita. Io credevo ancora che potessimo entrare in Europa. E quindi cosa succede? Vedo questo video di questa ragazza col fratellino e dico... Video che non volevo fare. Che non voleva fare, quindi. Bravo. E qua entra in merito innanzitutto. Cioè non è che non volevo fare, avevo detto quel giorno, ma sì, andiamo senza registrare. E invece... Qua entra in merito i genitori, perché lui ha deciso di voler girare il video e ha deciso di andare sì. alla partita. E quindi già lei non ha meriti. All'ultimo. Cosa succede? Vedo questa ragazza, io ero single al tempo, dico vabbè. Proviamo a scrivere, vediamo se mi considererà mai, eccetera. Dopo che ho visto qualche video, ho visto che era molto carina, e decido di scriverla. Scriverle. E io ti ho snobbato. Per 4 giorni. Più o meno, per 4 giorni. Per 4 giorni. Quindi, se non vi risponde, è la normalità, è la base. Con calma, prima o poi arriva. Vabbè. Voi perseverate. Comunque a tutte voi... A settembre, come scritto. Sì. 9 settembre, prima volta. Sì. E mi ha risposto il 13. Fatto sta che mi risponde a monosillabi. Ciao. Poco niente. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Boba. Di dove sei? Torino. Vabbè. Vabbè. Tralasciamo. E cosa succede? Che per un mesetto va avanti a monosillabe. Quando ti dico del toro un pochettino si apre, poco niente. Vabbè, poi io ero ancora più timida rispetto adesso, quindi. E niente, quindi da lì ci rinuncio, basta. Va, mi hai lasciato stare. Basta. E poi a gennaio di nuovo è tornato. Sì, perché anche lì... Per 3 mesi è stato tranquillo, a gennaio ero da solo a vedere un'altra partita del toro e dico vabbè, ma mandiamole una foto così. Cioè tutto grazie al toro, il sì. toro ti faceva venire in mente me, così. Che brutta cosa. Dai! No. E poi a gennaio invece ti ho dato retta. Sì, sì, sì. Sì, sì. Risposto anche lì dopo 2 giorni. E vabbè, ma è la normalità, anzi sei certo. stato molto fortunato. Molto fortunato. E lì poi ci siamo incontrati, dopo un mesetto. Quando sì, dopo tornare. Tanti no. 25 gennaio 2020. No, quando siamo incontrati. No, però incontrati. È giusto, 25 gennaio 2020. Sì, incontrati la prima volta di persona, sì. Però che siamo in contatto da settembre 2019. Più o meno. Gennaio. Gennaio più un mese, mettiamola così. Dove è stato il nostro primo appuntamento? A Castello. Non città. Ok, c'è un parchetto. Un parchetto. Poi, dove e quando è stato il nostro primo bacio? Stesso giorno. Infatti, cioè proprio sono diverse domande, però la risposta è quella, perché noi abbiamo fatto tutto il primo giorno. Sì.
Sì, su. Sì, il primo bacio è primo stato bacio. Il primo giorno. Molto divertente il primo bacio. Certo. E lei dice, no, ma il parchetto è sempre aperto, c'era tutto il parco bello, eccetera. Andiamo a prenderci un gelato, dopo torniamo al parchetto chiuso. Quindi il primo bacio ce lo siamo fatti praticamente in un parcheggio, sul muretto di un parcheggio. Sul muretto però, quindi non al parco, in un muretto vicino al parco. Sì, ho capito, però tristissimo. Il nostro comunque, muretto. Però va bene. Sì. Bacio. Ecco, bravo. Ragazze e ragazzi, i baci non si chiedono, si danno, punto. Vabbè, perché sei più lontano, dai. Ci sta. Questa è bellissima, perché c'è tutta la storia dietro. Ha detto ti amo per primo. Cioè, praticamente stiamo facendo una lezione su cosa non bisognerebbe fare. A posto. Allora, primo appuntamento va bene. Io comunque sento i miei genitori e dico, guarda, mi piace molto questa ragazza. Mi piace, sottolineiamo il mi piace gentilmente. Mi piace molto. Cosa succede? Secondo appuntamento io faccio Ianni il 2 febbraio, vabbè ci vediamo l'1 sera, andiamo a cenare insieme, aspettiamo la mezzanotte insieme del mio compleanno. Tutto bene, serata bellissima, che poi anche il post serata della macchina sarebbe da raccontare, però vabbè. C'è l'occasione forse dopo. Ah bene. cosa succede? Di conseguenza decidiamo di stare tranquilli in macchina fino alla mezzanotte. A mezzanotte mi dà il suo regalo, che era il profumo. Sì, e il peluche della tartaruga. E cosa succede? Che mi scrive un biglietto molto bello dicendo che comunque si era trovata bene. Beh, con me. Sì, a parte il post-scriptum, perché mette il PS, comunque non mi hai ancora detto due parole. Allora, persona c'era stato pure specifico, cioè non mi hai detto una cosa, ma due parole. Allora, se volete nella vostra vita ricevere un ti amo, non va chiesto. Non va chiesto, non volevo chiedere, soprattutto al secondo appuntamento. Soprattutto al secondo appuntamento, ma no, che è stato? Perché noi dopo il primo appuntamento ci siamo scritti tanto, ho detto però sto ti amo non esce. Beh dai, però tu hai capito cosa volevo dire, non sì, stavo chiedendo. Sì, e qualunque persona sana di mente sarebbe scappata, però era destino che io rimanessi, infatti. Forse. Finora. Dai, temo. Poi, vabbè, quando è il mio compleanno, sono pure da poco, anche se sbaglia, a volte sbaglia. 23, 22. 22 giugno 2001. Va, bravo, 22 bravo. Giugno 2001. Perché anche lì c'è il 23 mia madre, quindi ci si può. Ho capito, ma se io sono il 22, no, io no. Sono il 22. Capita. È una domanda che non mi metta in imbarazzo, gentilmente. No. Okay, vai, che colore ho degli occhi? Marroni. Come? Marroni, scuri. Come? Bravo, scuri. Ok, e i capelli neri? No, i capelli, ditemelo, no, i capelli sono marroni. Sono effettivamente neri, punto, no. Sì. Sono castani. E in video ancora di più. Guarda che il video ti fa. Vabbè, il video infatti non va bene. Sono neri, ho ragione io. Quale cibo amo e quale odio? Fai uno e uno. Pizza sì. E crudo. No, vabbè, odio non lo mangi tanto il crudo. No, il crudo non lo mangio proprio. Odiare. Uno, proprio odio. È un ortaggio. L'unica cosa che non mangio, io mangio tutto. Lo so. Te l'ho detto. Bravo. Ah, okay. No, quelli li odio proprio. Vabbè, qual è il mio cantante preferito? Due indizi proprio. Non sapresti, secondo me. No, vabbè, Tiziano Ferro, dai. Quando e dove incontrate i miei genitori? Anche lì. Quando un ragazzo vi dice, no, comunque se no, puoi stare tranquilla, sua. Puoi stare tranquilla, io posso conoscere quando vuoi i tuoi genitori. È una cosa che si dice, cioè... No, no, tu mi hai detto, io sono pronto, quando io, vuoi... Sì, ma sono cose che si dicono. E io ne sapevo, vabbè, mi hai fregato. È quello, tutte e due, però la storia è divertente, il padre, perché l'uno e quindi 2 febbraio, mica finisce lì. Dato che faceva freddo, noi eravamo in macchina solo tranquilli per chiacchierare, perché appunto al caldo, fuori faceva Valeria. Freddo. Al caldo, io ho una pandina, di cui sono innamorato, bellissima, però inizia a avere una certa età. Decide di lasciarci la batteria. Io abito a un'oretta di macchina da qua. Ovvio, mi ha trovato vicino. Amici non ne ho qua, genitori non gli avrei rotto le scatole a luna di notte, luna. Chi possiamo chiamare, abbiamo aspettato un attimo che passasse qualcuno, deserto totale, e niente, abbiamo chiamato suo padre. È stato bello conoscerlo così, no però così, anche Elena, no, te l'aveva già lasciato però lui già, mi era già presentato. Sì, vabbè, ti aveva detto ciao, piacere, sì, insomma, no? E basta. All'inizio. E poi niente, quindi ci ha fatto arrivare. E quello va bene. E poi, dopo quella frase, non è che il 14, quindi neanche, dopo neanche no, un mese quindi conosciuto, ci vabbè, non al primo appuntamento vero. Il primo appuntamento, la prima volta che ci siamo visti, non era, era fatto, era finto come appuntamento. No, però era dove ci incontravamo. Secondo, eravamo già incontrati.
Eravamo già in contatto. Ce l'avamo già conosciuti. E invece tutta la famiglia, quindi con Milù e la mamma, perché... Sì, anche Milù è conosciuto insieme. Perché Fini l'ho conosciuto poi quando ero venuto quella prima volta. No, tutti insieme. No, non era uscito. Fini non era uscito quel giorno. Non era uscito, va bene, non mi ricordo. E li ho conosciuti a San Valentino. O era il 15, comunque il primo San Valentino l'abbiamo fatto. Comunque entro... Insieme. Entro il mese. Nemmeno il mese. Sì, anche perché poi... Tra Covid e cose, non è che abbiamo avuto tanti... Ciao, bloccati per mesi e ciao proprio. Che numero di scarpe porto? 37? No. 38. 38. Vabbè, vabbè, 37 però dei sandali, sì. Vedi, lo sapevo. Mamma mia, un piede che lasciate perdere. Qual è la mia strana abitudine? E io che numero porto? 47. Quindi 10 numeri. Sì. Vabbè. Ma che abitudine strana ho? Non so, un'abitudine mia che tu consideri strana. Se ce n'è una. Ce n'è. Ce ne sono. Ok. Però sto pensando. I calzini perenni. L'estate no. Perenni. Poi. Beh, è difficile, no, che dove... ti metti in difficoltà. Fermiamoci qua. Facciamo i calzini. E scriverò qua sotto. Sì, facciamo i calzini. Facciamo i calzini, sì. E io sono freddolosa, lo sai. No, no, sei strana. Ne hai altre caratteristiche. Solo che in questo momento... Tra quelle che non posso dire, tra quelle che non mi vengono in mente... Questa ti verrà facile, avrai proprio la risposta. Vai. Subito. In che cosa sono pessima? A ricordarti le serie TV che guardiamo, tutte, qualunque. Sì, ma lui fa i quiz. Cioè, ditemi se anche i vostri ragazzi... Alla memoria di un pesce rosso. No, Dori in confronto alla memoria... Come sono vestiti i personaggi, io no. Dori in confronto alla memoria più ampia della tua. Sì. Nell'affrontare gli esami... Bravo. Vabbè, rispetto a me, dai, mettiamo rispetto a me. Fermiamoci qua. Per la tua decenza, fermiamoci. Ho detto che era facile sta domanda per te. Poi, ordina una pizza, cosa ci metto sopra? Salamino piccante. In realtà è cambiato solito... da poco. Vabbè, quello non lo so, però un po' la prendiamo insieme. E di solito togli anche la mozzarella se prendi salamino piccante, quindi solo rosso e la salamino piccante. Ma ultimamente non metto più salamino, metto la spianata. È sempre salume piccante, vabbè. E vabbè, ma è spianata, piccante. È diverso. Di che cosa ho più paura? Allora, la cosa, proprio il terrore. Insetti? Abbastanza tutti. È un animale, ti danno indizio. Serpente? Sì. Veramente? Io volevo prenderli. No! Quando? Sì, un no. Bel po'. No, io proprio li vedo. Piccolo pitone. Faccio così. Sì, che ci osserva, sì. Così proprio. No. Bello. Dove mi piacerebbe viaggiare? Mare. Mare. Vabbè. Qualunque cosa abbia il mare va bene. No! Poi vabbè, Spagna, che però ci dove? Siamo andati. Sì. Poi Argentina, sì? Poi tutti quegli paesi, quindi Maldive, quindi mare caraibico. Sì. Bahamas, avevi detto anche? Basta che ci sono. Le scimmie? No. Ah no. Le Bahamas, no, ci sono le scimmie? No, non lo so, io sono ignorante. No, però ci sono paesi anche con le scimmie. Cinghialotti. Ah, vabbè, no, le Bahamas, sì, c'è l'isola, poi i maialini. Cioè il mio sogno è fare il bagno con loro, questo già che avrei paura. No, alle Bahamas c'è tutto, c'è l'isola con gli squali nutrice, quindi puoi accarezzare gli squali, c'è l'isola con le iguana, c'è l'isola con i maiali. Le foche? Alle Bahamas, no. Al polo nord? No, sud, non mi ricordo. In realtà in Argentina ci sono, nella punta dell'Argentina. Devo andare in Argentina, amore, prossimo viaggio devo in Argentina. Che tipo di film mi piacciono che qua? Romantici, commedie romantiche. Tutto quello che può finire con la lacrima facile, lei ce l'ha. E ha la lacrima facile. Tutto quello che è costruito su una scena commovente. La domanda è: qual è il film che mi fa sempre piangere? Però io piango per qualunque, tutti i film. Qualunque film che abbia un minimo una scena un pochettino commovente. Oh, ma io sono fatta così. Oh, film comunque romantici e. Commedie. Italiane. Sì. Qual è stato il nostro primo viaggio insieme? Tu diresti Monferrato. Io. Direi il viaggio in spiaggia che te l'hai dimenticata, il giorno in spiaggia. Sì, ma un giorno. Ho capito, però un'oretta, intanto da qua, lascia fare. Fino alla Liguria, bella Liguria. Sì, no, prima volta che te fuori... Riscordato. Ok, che te ti hai riscordato. La giornata al mare qui, se no, qui. Monferrato, magari sì. Qui in Liguria, Sì. Se no è Monferrato. Sì. Prima vacanza proprio, di più giorni. Di qualche giorno, sì. Prima vacanza seria. Perché Barcellona ci avevano fatto balzare malamente. Sì, se no sarebbe stato se no Barcellona, sì. Chi di solito vince le discussioni? A livello logico, ovviamente io. No, ovviamente cioè devi sapere io. Che lui ha sempre ragione. No, cioè per no, lui no, no, sempre no, ragione. No, no, volevo, no, ho sempre ragione, cioè, no. È molto semplice come discorso. Le discussioni nostre iniziano, io dico una cosa che è giusta,
Ovvio, ovvio. Lei sostiene il contrario, sbagliando, ovviamente, la maggior parte delle volte, se non tutte, ti lascio il beneficio del dubbio, e di conseguenza finisce col broncio. E cioè, lui dice che io litigo. Lui sta dicendo. Sì, sì, io parlo normalmente. Diciamo che i modi si potrebbero rivedere, ammettiamo i nostri errori, i modi, però le cose sono giuste, il contenuto dei miei discorsi. Perché lui è molto più razionale, quindi esatto. Se dice una cosa molto io la prendo subito su... E Simo non sarebbe d'accordo su questa affermazione che io sono molto più razionale? No. No, per niente. No, no, in generale che io sono più razionale, va bene, la coppia sì. Vabbè, magari sei meno razionale di altri, però... Che cosa litighiamo di più? Allora, in realtà litigare non è mai litigato seriamente. Fisso. Forse quando dico che voglio andarmene per sempre, però potrebbe essere un motivo di discussione. Un ottimo motivo, no? Relativo. Così. Ecco, se cambiassi qualcosa di me, potessi cambiare qualcosa di me, che cosa cambieresti? La risposta onesta sarebbe niente, perché sennò non mi piaceresti così come mi piaci. È bello, è bello. È bellissimo, ti giuro. Ed è onesta, paracula ma onesta. Giusto. No, però... Se devo cambiare qualcosa in generale, diciamo quello degli esami potrebbe essere una cosa, per non farti chiudere un po' troppo e no, se no, un po' troppo tempo dietro. No, no, perché introverso, sì, no, neanche. È proprio quello degli esami, cioè come vivi male alcune volte gli esami. E sì, forse l'idea di provare a aprirti un pochettino di più con sconosciuti. Il mondo. Ah, domanda, ragazzi. Se pensate al circo, cos'è la prima cosa che vi viene in mente? Lo sapevo. Rispondete nei commenti. Nel prossimo video vi spiegherò perché questa domanda. Sì, va bene. Ma tanto a me, solo a me non veniva in mente. Ovvio, lo ma sai. Non ho idea. Cioè, su questo sono sicuro. Non è giusto. Poi, siamo allo zoo. Dove spendo la maggior parte scimmie. Del tempo? Bravo. Amo le scimmiette. E noi siamo già andati allo zoo. Tigri. Va bene, dato. Qual era la materia che odiavo di più a scuola? Ginnastica. Ah beh sì, non l'avevo contemplata quella. E metti materia proprio da studiare? Cosa che sicuramente facile. Piaceva a me. Sono sicuro, qualcosa che sicuramente piaceva a me. Sì. C'è troppi indizi però, cioè dovresti saperle così, dovresti saperle. È ginnastica infatti, la sapevo ginnastica, così. Ginnastica però da studiare, materia seria. Storia? Sì. Qual è la nostra canzone? No, ne abbiamo solo una. Allora, all'inizio nel mezzo di questo inverno. Mezzo a questo inverno. Vabbè, quella. Di Tiziano. Che fortuna. Oh, scelta da te tra l'altro, cioè, non è scelta da me, è scelta dal caso. Il caso sicuramente mi vuole male, però. Però me l'avevi detto. Sì, la prima sì. E quella, dai. Quindi quella, vai. Qual è il programma televisivo che io amo, che tu odi? Come sei fatto? Quel Corriere della Sera, vabbè, no, è verissimo. Ne sapevo già che lo dicevi. Verissimo. E qualche cagata su Buscio, quindi. Qualche cagata sulla 5 la guardi e su Italia 1 la guardi. No. Qualche Fiction Rai rivedibile la guardi. Fiction Rai sono belle. Il problema è che ce ne sono belle, ma tu le trascuri quelle belle, quindi. Non è vero, io guardo quelle più romantiche che a te non piacciono semplicemente. Dammi torto. Sono scontate, cioè, capisci la trama? In 30 secondi della prima vai, puntata. Vai, sono domande belle. Chi è il più organizzato dei due? Allora, sì. Tu, su moltissimi fronti, il 99%, tu arredamento, eccetera, io sono troppo fissato. Sì, bravo. Però almeno ci confrontiamo. No, assoluto sì. Cioè, io organizzazione, studio, cose mai fatta e mai la farò probabilmente. Però meno male che c'è. Sull'ordine, sì, dai. Sull'ordine. Ce la giochiamo. Chi è più geloso? Probabilmente tu, un pochettino più tu. No, non siamo granché gelosi. Però gelosi no. Più che altro perché io sono un pochettino più estroverso, quindi mi metto più in situazioni dove conosco molta più gente, però alla fine... Sì, forse tu mi puoi dare più motivo. Sì, però... Però no, gelosi proprio no. O di guardare il telefono, quelle cose lì, non assolutamente. Se vincessi $1000, dove li spenderei? Shopping, shopping generale. Allora, cancelleria, shopping, cancelleria, shopping di vestiti, anche perché te Zenis è la fine. oppure un viaggio al mare, qualcosa di carino. Però se deve essere materiale, sì. Cartoleria e... Sì, cancelleria sì. E vestiti. Poi, vabbè, se potessi essere un animale, quale sarei? Tutta la vita. Che celebrità vorrei incontrare? Tiziano Ferro. Sì. Poi c'è quello anche di Elisa di Gombrosa, che è Alessandro Preziosi, giusto un attore, ma piccolino, ma sì, ma lui, quello, sconosciuto quello. Da tutti. Qual è stata la tua prima impressione di me? Ma qua sono curiosa. Prima cosa che hai pensato? Allora, però c'è da dire che, vabbè, all'inizio ovviamente non l'avevo detto che l'avevo conosciuta tramite YouTube.
questo effettivamente si era messo. Stato messo. Perché ti ero apparsa su Instagram. Come una Madonna su mi sei apparsa su Instagram. Sì. Quindi bene o male sapevo tra virgolette cosa aspettarmi. Era bellissima, comunque. A posteri, cioè guardandoti ora, pensando a quel momento, effettivamente l'unica cosa che suonava era... La frangetta, che non è sì, vero. Tanti allora, di voi mi dicono, stavi bene sì, con la frangetta allora, e tutto. Sì, non stavi male, non ho mai detto questo. È molto faceva meglio bimba, così. Però. Esatto, faceva molto più bimba. Più cioè già mi danno 15 anni, quindi figurati prima. Però no, prima impressione così è... Cioè, non è come me l'aspettavo, era più bella di come me l'aspettassi. E boh, quello. Dobbiamo fare video per farti essere così dolce. Non è vero, bugiarda. Che bugiarda. Che bugiarda. Che bugiarda. No. Sì. No. Da quanto stiamo insieme? È vero, non mi hai risposto a questo. Voglio anche i giorni. 25 gennaio 2020. Quindi? 2 anni sicuri. Poi quanti ne abbiamo oggi? Siamo a inizio luglio, metà luglio. Quindi qualche mese, 5 mesi. No, 2 anni e 5 mesi. 6 mesi. No. Il 25 luglio faccio 2 anni e mezzo. Infatti, quindi 5 mesi. Se non siamo ancora a 25 luglio. Se più vicine sei. Cosa dici? Sì. 2 anni e mezzo, sì, 2 anni e mezzo. Dai. Abbiamo una tradizione? Forse, vabbè, come Natale... No, però tradizione... Però Natale alla fine non l'abbiamo mai ancora fatto insieme, quindi... Natale o Vigilia. No, però il fatto di fare come il nostro pranzo di Natale il giorno dopo. Cioè, i giorni dopo. Capito, però non è una tradizione, cioè... Anche perché il primo anno l'abbiamo fatto in Covid. Sì, ovvio. No, tradizioni no. No, non ancora, ma ci sarà tempo per crearle. No, è vero, io pensavo tu rispondessi un'altra cosa, perché quando tu ci pensavi chiedono... cosa io... Eh sì, perché quando ci chiedono da quanto state insieme... Troppo tempo. È stato un gap troppo... Troppo tempo. Ogni volta che glielo chiedete su Instagram, ogni volta le rispondo in direct. No, io rispondo i mesi e lui no. Lei risponde giusto, precisa, giorni, secondi, ore, minuti. Io rispondo troppo. Ah, facciamo questa per ultimo. C'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che non facessi? Bello quando non trovi la no, però devo... Allora, sì, c'è la risposta, però devo spiegarla in maniera... In modo che io non mi arrabbi. Punto primo. No, punto secondo. No, più che altro forse l'idea... No, più che altro perché poi siamo specchio riflesso. Ho paura di parlare. No, di aspetta, parlare. Perché la mia idea sarebbe lasciarti più libera nel tempo. Nel senso, se capita di poterci beccare anche solo un giorno così a caso perché io sono in zona o tu sei in zona da me, beccarci, eccetera. Però effettivamente l'ultima volta che è successa ti ho balzato io, quando eri più vicino a me, ho capito però avevo gli esami, bellissimo. E già io studio solo gli ultimi 2 giorni, 3 giorni prima dell'esame, almeno quelli mi servono. Tutta la norma. Classica amministrazione. Anzi, 3 giorni prima. L'ultimo esame l'ho preparato bene in 4 giorni. Cioè. Troppo. No, vabbè, io ho la fortuna che comunque ascoltando le lezioni mi ricordo parecchio le cose, quindi posso prepararlo in poco tempo. Quello, cambierei. Però non era cambiare non l'ha già fatto come domanda. Che domanda era? Vabbè, no, niente, è stato bello. Com'era? Posso, perfetto, bene. No, è una cosa che io faccio che tu vorresti che non facessi. Sì, l'organizzare tutto da non permetterti, lasciare... esatto, permetterti diciamo... Come la vacanza a Firenze. No, però la vacanza a Firenze aveva anche messo i minuti esatti in cui dovevo entrare ai musei, i minuti esatti in cui dovevo uscire, i minuti esatti così. In cui potevo andare in bagno, perché erano... Messi, certo, forse quello, ma non, alla fine è andata bene, sei riuscito a fare tutto, anzi io che avevo messo troppa roba. Mi ha detto che ho organizzato bene. No, era organizzata bene, ad esempio Barcellona, non avendo programmato minuto per minuto, 2 o 3 cose non sei riuscito a farle perché avevo messo troppa roba. No. E poi il fatto che la ragazza qua a un certo punto dice, no, non ce la faccio più. Ah, anche lì, Montiuk, che voi gli avete scritto su Instagram, perché queste cose, perché lei non ripubblica quello che io le rispondo in direct. Anche la maggior parte sarebbero da censurare quando te le scrivo, però tralasciando ciò, quando voi scrivete, fate una domanda e lei risponde con delle castronerie, io la correggo, però lei non fa vedere che io la correggo. No, senti, no, tu sei dietro le quinte. Montiuk, noi dovevamo salire a Montiuk, eravamo tranquilli e sereni, potevamo ancora farci la salita, se non fosse che il mio telefono era morto, potevamo farci la salita, invece lei mi guarda con gli occhi così e mi dice, amore, ma sei sicura che vuoi salire ancora? Perché avevamo la salita, non è vero. No, tu mi hai detto, tu facciamo, saliamo. Allora, io, no. Io ero già pronto a salire, mi giro, vedo lei che è a 20 metri di distanza e non abbracciare, e vedo lei che è a 20 metri di distanza e mi guarda così.
ero morta. Saliamo. Torniamo in albergo. Oppure la mattina, sì, ma che doveva, oppure la mattina che dovevamo svegliarci per andare a vedere l'alba. Era 5, dopo essere andata a dormire. Era morta, collassata malissimo sul letto. Boh, dobbiamo finire veloce, abbiamo 2 minuti. E mi dice, e gli dico, amore, vuoi dormire ancora? E vabbè, torniamo ancora. E quindi niente. Fino alle 9. Anche di più. Vabbè, sì, forse. Poi abbiamo avuto altri studi. Vabbè, Barcellona la raccontiamo. Boh, finito, ti sei salvato. Sei salvato. Sì, sì. Ma sono stato bravo. Abbastanza bravo. Sì. Beh, ma anche perché non era un video in cui, che ne so, ti chiedevo quanto tu mi conosci e viceversa. Sì. Quindi quello poi verrà. Con calma. Verrà, infatti. Tra altri 2 anni e mezzo. Mo, Mizzica, ti fai desiderare un botto proprio. Io mi faccio desiderare. Eh sì, 2 anni. Non tu che decidi di presentarmi dopo 2 anni. Perché se no... Ditelo, scrivete. No. Voi dovete dare sempre ragione a me, dovete veramente tutta cosa. Boh, niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su e diteci ovviamente se vorreste altri video insieme, magari un video ask. Dove rispondiamo alle vostre domande. Dove mangiamo? Dove mangiamo? Sì. Bello, tanto ci faccio mangiare tutte e due. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!